Poracci, bentornati! Visto che Nintendo ha finalmente rotto il silenzio con l'annuncio a sorpresa di Pikmin 3, improvvisamente tutti i rumor che si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane assumono un nuovo valore. Lo so che ormai le speculazioni intorno a un possibile Direct sono così frequenti e spesso campate in aria che solo discuterne fa venire l'orticaria a molti, ma secondo me siamo arrivati a un bel punto di svolta e nelle prossime settimane potremmo trovarci di fronte a un evento targato Nintendo, solo che molto probabilmente non si tratterà di quello che la community desidera da tempo. Prima di spiegarvi bene a cosa mi riferisco, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per entrare a far parte della community più poraccia di tutta YouTube Italia. Iniziamo! Ormai abbiamo capito che credere alle speculazioni selvagge che compaiono su forum e message board sparse per internet è utile come sperare di fare 6 al Superenalotto. Ci sono però delle voci che sono nettamente più autorevoli di altre, anche solo per l'ottimo storico che si portano alle spalle. Una di queste è Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat e vero e proprio insider del settore. Grubb in passato ha anticipato eventi come il Direct Mini di marzo o anche l'ultimo Partner Showcase e bene o male tutte le sue previsioni si sono sempre rivelate corrette. Negli ultimi mesi, scimmiottando il Summer Game Fest di Jeff Keighley, il giornalista ha deciso di tenere traccia di tutti gli eventi estivi nella Summer Game Mess, una lista in continuo aggiornamento. In questo elenco figurava da tempo una voce dal titolo Wild Card Nintendo e finalmente la carta jolly della grande N è stata collocata temporalmente da Grubb. L'appuntamento è inserito infatti tra due conferenze. La prima, il Frontier Showcase l'11 agosto e la seconda, il DC Fandom, il 22 dello stesso mese. Questo significa che, secondo l'insider, Nintendo romperà nuovamente il silenzio con una presentazione prevista nelle prossime 2 settimane. Ripeto, a mio avviso Grubb è affidabile, ma a questo punto, in cosa consiste la wild card di Nintendo? Dopo gli Shadow Drop di Paper Mario, di Origami King e Pikmin 3 Deluxe, credo sia palese che Nintendo in questo periodo si sia allontanata definitivamente dalla formula dei Direct. I titoli first party di una certa importanza non sono più inseriti all'interno di ampi contenitori, ma vengono isolati con delle presentazioni a sorpresa molto vicine alla data di uscita. Nel breve futuro, quindi, almeno per quest'agosto, non fatevi aspettative su stream corpose e ricche di novità su più fronti. Non dico che sia impossibile continuare a sperare nell'annuncio di una 3D Mario Collection, ma è che è molto probabile spunti fuori dal nulla quando meno ce lo aspettiamo. Quindi di base preparatevi a rimanere delusi e ricordatevi ad esempio che ci sono in ballo ancora la seconda parte del pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo e il Fighter's Pass di Smash. L'appuntamento di agosto potrebbe essere lo spazio perfetto per preparare l'utenza alle lande innevate della corona o al secondo volto misterioso che si unirà al roster di Ultimate. Ma ancora più probabile, e so che qui molti si deprimeranno, è che il Jolly di Nintendo sia un secondo Partner Showcase. Lo so che gran parte dell'utenza è rimasta parecchio delusa dal Direct Mini dello scorso mese, ma secondo me non è proprio una formula da bocciare a prescindere. Aggiustando un po' il tiro sui titoli presentati nella parte centrale, lo showcase ha un gran potenziale. Io sarei super felice ad esempio di vedere nuove informazioni su Baldo o Silksong in apertura, proseguire con qualche titolo minore e poi chiudere col botto, così come è stato fatto per Shin Megami Tensei 5 e Nocturne. E anzi, vi dico la mia poro prediction. Nello showcase di agosto, in chiusura, vedremo No More Heroes 3 e la sorpresa di una remastered dei primi 2 capitoli. Suda51 sta sempre più alludendo al ritorno di Travis Touchdown con fugaci apparizioni e continue trollate, e a questo punto mi aspetto una data di uscita finale per la conclusione della trilogia. Per finire, penso che se da una parte dobbiamo tenere le aspettative basse e non affidarci troppo a tutti i rumor che prendono piede ogni giorno, dall'altra ci sono abbastanza elementi per avere un quadro preciso di quello che ci aspetta per questo agosto targato Nintendo. Non sarà un mese rivoluzionario per l'industria dei videogiochi, ma non sarà neanche il disastro che si stava delineando dopo l'uscita di Paper Mario di Origami King. E voi poracci, cosa ne pensate di questo potenziale Direct? Quali sono le vostre poro prediction? Vi aspetto nei commenti, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Jolly, ciao!